regista è arrivato con le camere. Tu sei 2003. Sì. Tienilo. Buongiorno, giornata 8. Ieri sera ero davvero arrabbiato, ma veramente tanto, però adesso mi sono ripreso. Sono le 8 di mattina. Mi sono messo a editare, fino adesso ho editato il video che avete visto ieri. Però raga, non riesco a non andare in palestra. Ho voglia di fare anche solo mezz'ora di corda. Fino adesso andiamo, c'ho molta fame, non ho ancora fatto colazione. Tanto le mie mattine sono sempre quelle, vado in palestra, faccio le mie cose. Però mi piace mostrare questo. Ho detto vabbè dai, mi prendo magari un giorno di riposo. Però no, cioè, ho bisogno, capito? Perché magari oggi poi mangerò un po' di più e quindi dovendo dimagrire bisogna bruciare, raga. No excuses. Ho appena finito di fare colazione, ero in palestra, avevo cominciato a guardarmi il video sui cannibali del progetto Happiness. L'ho appena scoperto ed è assurdo. C'ho i brividi a guardare questi video, mamma mia. Io ho sempre avuto quella di voler fare documentari. Prima o poi, raga, vi sparo. Comincio a spararvi di quei video. Dai, dai, fai il trip. Fai così. Grazie. Siamo all'evento Pride di TikTok. Non vlogo da stamattina alle 10. Italia, ma non sono sola perché giusto, New York. Quante ne so sul Pride? Whatever. Whatever, bello, mi piace. Probabilmente ad un episodio di America's Next Top Model. E quindi già ne capiamo. E un giorno mi ha chiesto: ma a pranzo vuoi portare anche la tua fidanzata? Ho fatto la lasagna. Consiglio, frase che vi è stato dato o che è stata pronunciata, che vi è rimasta in testa e che vi piacerebbe condividere con noi. Per me è stato non avere fretta, perché io volevo trovare questa risposta a tutti i costi. Lo specchio e ripeterti queste frasi all'infinito, quando in realtà magari dentro stai soffrendo, non stai bene con te stessa, creano un po' l'effetto opposto. Sono il classico sì, bambino non mi piacciono quelle cose che non riesce a stare seduto vicino all'amico senza fare battute o parlare. Cena, viene da ridere. Se senti qualcosa questo. Che non dovrebbe essere vabbè, detto, che però molto interessante. Di volta... Grazie veramente. No, ho fame. Ma sembra che stavo vedendo i miei video vecchi di tipo un anno e ci sono io che mangio nei miei video vecchi. Vai. No, vabbè, te dico fermate. Vuoi passare? No. Di solito quando vai agli eventi c'è sempre quel cibo tipo cicchetto. Mentre adesso è, cioè, cibo cena. Cioè, è buono? È buono. Me lo consigli? Ma è buono ma sostanzioso, al di là di buono. Ok. Mi ammazzo. Prendi! Vabbè, ormai faccio la cena. Vai. È tanto, non hai mangiato. Sai come te lo di riprendermi con questi cazzo di vlog? Li guardi solo tu? La collanina. La collanina. No. Perché ce l'hanno detto un sacco, anche delle ragazze, cioè gruppi di ragazze che abbiamo approcciato, convinte che fossimo una coppia. Per poi, appunto, scoprire che non eravamo e quindi... Sono un vlog? Sì. No, vabbè, lui si è messo su mia coppola, ma per favore. Un regista è arrivato con questi telecamera. Tu di che anno sei? Io dico, ma la metà. Io. Tu sei 2003. Sì. Beh, è comunque maggiorenne. Sì, da un anno. No, tu sei più giovane, io lo so. Perché questo è il profilo migliore. È il profilo migliore? Hai una foto? No, è un vlog, c'è cioè la cosa che fai tu c'è un video ogni secondo che mette tutto la giornata insieme. La giornata, l'ha detto? Si chiama proprio giornata. Perché mi chiamo Joele, ho messo giornata. Geniale. Vabbè, ma geniale. Il mondo dei social. Evento TikTok ho finito, ci hanno dato il giftino, adesso andiamo da Vogue. No, me non lo dico. Evento Vogue! Che figo! Sì, ma c'è bella borsetta! Una robetta. Che bagno! Tienilo. Evento pazzesco qua da Vogue. E adesso andiamo a Terrazza Martini. Quindi 3, 2, 1. Godo, quando succede godo. Bella. Godo. Boh, siamo in coda. Thomas è visibilmente alterato. Visibilmente. Tra poco ce ne andiamo. Tra 4 minuti ce ne andiamo. Minchia, mette rema questo. Mette l'afro, mette rema, assurdo. Vabbè, no, sono qua. Vuoi andare? Allora, 20 minuti di coda per entrare. Qua c'è una calca per salire, cioè quindi due code per arrivare qua sopra. Arriviamo qua sopra, coda infinita per prendere da bere, perché c'è una persona che fa da bere per loro.
dai. E cioè fa tutti, giustamente, fa tutti i drink fatti bene, però cioè ci mette un po'. Non è che posso aspettare un'ora e mezza per bere un drink, cioè dai. Raccontami una storia. Signorina, hai capito? Cosa avrà visto Thomas? Comunque oggi non ho bloccato niente, alla fine gli eventi sono stati easy. Io vi saluto già, mi raccomando iscrivetevi per non perdervi la giornata di domani e tutte quelle che usciranno. A domani. Sì. Non è che fai una foto così. Ma che cazzo te ne frega di che foto fa? Amo. Io sto solamente dicendo che sinceramente il mio commento è incinta.